Eccolo Stivello Magno, ragazzi, benvenuti di nuovo nel canale, eccoci tutti quanti insieme, belli pimpanti e gioiosi per un bel sabato pre-Benevento Juventus che sarà alle 6 del pomeriggio di stasera. Allora, partiamo subito con dei bei saluti ad Agatino, grande follower, un bacione per te, ti voglio bene. Così come a tutti i nuovi iscritti che siete davvero in tanti in questi giorni, sono molto contento per voi di avervi qua in community e quindi un altro bel saluto a voi e a tutti quelli che mi scrivono e mi seguono in chat, siete davvero in tantissimi, mi rendete molto orgoglioso del canale e della vostra partnership. Allora, partiamo subito con delle belle perline di mercato e soprattutto con alcuni scoop riguardanti la partita del Benevento Juve. Allora, riguardante il calciomercato, ci sono tre nomi che sono parte della lista magica e da sogno di Pirlo, che è stata anche approvata da Paratici. Quindi, diciamo, in tutti i siti principali di calciomercato si stanno facendo i nomi di tre giocatori fenomenali che la Juve potrebbe portare a casa tra gennaio e estate, e che sono quelli di uno tra Manuel Locatelli, che l'abbiamo già fatto, e Aouar per il centrocampo, per la loro duttilità e il dinamismo e la capacità di essere sia interditori che attaccanti, in un certo senso, quindi offensivi. E poi Palmieri per la difesa, veramente straripante come terzino, fortissimo, e in attacco Gerard Moreno e anche Milik potenzialmente, uno di questi due, perché Pirlo vuole una quarta punta. Quindi questi sono nomi stratosferici, tra l'altro che si aggiungono a quelli di un Van de Beek, sempre più in rotta con Manchester United, come abbiamo visto, e che come sogno nel cassetto avrebbe quello di andare al Real Madrid per una cifra di 40 milioni, dato che era stato pagato alla United 35. Non si sa cosa potrebbe succedere, ma di sicuro al Real Madrid piace tantissimo il nostro De Ligt, cosa che non daremo mai e poi mai via per un giocatore, un campione destinato a diventare una nostra bandiera e un nostro punto di riferimento. E appunto, quindi vediamo cosa sarà, come succederà la guerra per avere questo Van de Beek. Non si sa chi vincerà, però la Juve gli ha messo gli occhi puntati addosso e di sicuro non mollerà fino all'ultimo, soprattutto perché è una cifra veramente piccola se consideriamo il valore del giocatore. Tra l'altro molto amico di De Ligt, hanno fatto faville insieme all'Ajax, arrivando in semifinale in Champions League, vincendo il campionato. Quindi è molto più probabile che la Juve con Pirlo riesca a tirarlo verso di noi che non Van de Beek andare a Real Madrid, anche se chiaramente è il sogno di tutti i giocatori andare alla corte di Zidane, al Real, una squadra più titolata al mondo, quindi sappiamo che non sarà facile. Però, tornando ai nostri tre nomi, sarebbe davvero strepitoso averli da noi, anche se arrivassero i tre peggiori di questi tre che vi ho fatto, quindi Milik, Locatelli e Palmieri, sarebbe veramente incredibile, cioè veramente un mercato comunque stratosferico, contando che comunque oltre a questi tre che arriverebbero daremmo via giocatori che non ci servono, tra cui De Sciglio, Bernardeschi, Khedira, ormai in rottura, e quindi parleremo comunque di una Juve che si andrebbe a rivoluzionare, si andrebbe a migliorare nel giusto modo, quindi migliorando solamente nel prediscorso campionato e discorso Champions, cioè saremmo comunque fortissimi e competitivi dappertutto e andremo veramente a far paura anche alle quattro big europee che mi nomino sempre, poi Liverpool, che comunque in questo momento non è neanche la più come prima, il Barcellona sicuramente, il City e il Bayern Monaco. Sono queste le quattro squadre che noi dobbiamo avvicinare, perché comunque siamo già a un livello di prime otto d'Europa, ma non di più. Appunto, speriamo veramente che il processo di cambiamento e di rivoluzione che ha cominciato Pirlo e che Agnelli ha assolutamente messo nelle mani di questo grande custode, che adesso è il nostro nuovo allenatore. Ed è un processo che non è stato purtroppo possibile avviare appunto né con Allegri né con Sarri. Allora, con Allegri c'è un po' il rimpianto perché Agnelli era un grande suo amico e avrebbe voluto tenerlo e provato a portare avanti questo progetto, ma purtroppo Allegri è già a fine di un ciclo, non c'era la possibilità di andare avanti con questa mentalità. Sarri non ha legato con l'ambiente, anche se il modello di gioco era simile a quello che la Juve voleva. Invece con Pirlo hai sia una bandiera assoluta, che ha vinto veramente tanto con la Juve, un grande uomo e un genio del calcio che è disposto a tutto pur di portare avanti le sue idee nel campo senza farsi prendere da voci, depressioni varie, oppure senza farsi prendere da magari dall'arroganza dei senatori come è successo a Sarri. E quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, per mantenere il nucleo solido della Juve che c'è adesso, più aggiungere questi tre tasselli fondamentali appunto di cui volevo parlare oggi, perché veramente potrebbe essere la svolta totale dal 2021 in poi per poter andare veramente ad abbraccare questa Champions, anche col rischio poi di non portare a casa il campionato, cioè arrivare
secondi, terzi in campionato, ma portare a casa sta benedetta Champions che aspettiamo dal 96. E poi, come secondo argomento della giornata, andiamo appunto a parlare di Benevento Juventus. Ci sono delle novità che ieri non si sapevano ancora prima della conferenza stampa di Pirlo, ma oggi sappiamo che Ronaldo non sarà della partita. È stato messo fuori, è stata lasciata la continassa. Chiaramente si allenerà come è macchina, diciamo, sempre Ronaldo, si allena di continuo anche quando non è convocato. Quindi ritornerà comunque al massimo delle sue forze per la prossima partita. Però Pirlo vuole dare una chance d'oro a Dybala e spero che veramente la colga al meglio, soprattutto considerando che sta tornando veramente in forma, a quanto pare, a quanto detta dai medici, dello stesso Paratici, dello stesso Pirlo. E quindi veramente speriamo che questo rinnovo arrivi e che Dybala, diciamo, faccia chiarezza nella testa, giochi bene, anche perché non giocherà con Ronaldo, quindi meno minacce, meno tensione ad avere un top player vicino, potrà essere molto più libero di svariare in attacco e ha vicino Morata con cui si intende molto bene. Ricordiamo anche che a Benevento fece una tripletta bellissima che ci consentì di vincere perché eravamo addirittura sotto 2-1 col Benevento, sembrava una partita quasi persa e poi Dybala fece tre gol veramente magnifici, uno più bello dell'altro e ci tirò fuori dalla magagna. E quindi questa è la prima novità. E chiaramente la difesa è quella che è stata confermata anche ieri, con Danilo, De Ligt, Alessandro e Cuadrado appunto in difesa. E poi a centrocampo probabilmente ci sono sempre gli stessi nomi che avevo detto ieri, però potrebbe esserci una differenza magari appunto per il discorso Bentancur, che potrebbe giocare al posto di Rabiot. E quindi vedremo, potrebbe essere un altro di quelli insieme a Dybala che ha una chance d'oro da potersi giocare, dato che comunque stiamo entrando in un momento di clou, dove ci sono tante partite, quindi Pirlo deve far rifiatare anche quelli che sono i suoi pupilli su 11 ideale. Quindi anche un Rabiot che potrebbe essere della partita, magari viene risparmiato per far posto a un Bentancur che si può giocare chance comunque in futuro di giocare di più e fare leva appunto sulla sua voglia di dimostrare. E Rabiot invece tenerlo per le partite un po' più arcigne, più toste, magari big match in casa contro delle forti, oppure Champions League, magari per appunto cercare di andare a prendere il primo posto, anche se sarà molto dura contro un Barcellona veramente fortissimo che appunto ha battuto la Dinamo Kiev 4-0 in casa sua, quindi non è assolutamente facile andare a calpestare questo primo posto, però Pirlo potrebbe anche provarci. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è stata l'idea di rotazione che sta mettendo in atto il grande maestro di calcio, veramente perché ci sta dimostrando che è riuscito a rimanere nel treno delle prime in campionato, è riuscito ad acciuffare la qualificazione anche non utilizzando tutti i titolari. E questo veramente fa ben sperare per il futuro, soprattutto se avremo tutti i titolari sempre disponibili e in più i nuovi acquisti di gennaio. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale come fate sempre, attivando la campanella d'allarme. Scrivetemi nei commenti, mi raccomando, un bacio, vi voglio tanto bene ragazzi, a presto!